Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 20, dal versetto 2 e seguenti, leggiamo. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. L'Apostolo Giovanni era stato testimone diretto della morte di Gesù. Fu l'unico dei dodici a essere presente ai piedi della croce mentre il Maestro soffriva e moriva. Pensiamolo sconvolto e immerso nella sofferenza per quanto aveva visto, mentre corri al sepolcro alla notizia che il corpo del Signore non c'è più. Gesù aveva detto che sarebbe risorto, ma nessuno sapeva bene che cosa sarebbe successo di preciso. Pietro entra nel sepolcro, guarda perplesso, ancora non sa bene che cosa pensare. La sua anima è ancora molto appesantita dal rinnegamento. Giovanni invece entra e rimane folgorato. Gesù non c'è perché è risorto, ossia è vivo. Dire che Gesù è vivo è il privilegio di chi crede alla risurrezione e tra questi Giovanni è il capostipite. Egli crede pur senza averlo visto. Giovanni crede sulla sua parola. Gesù aveva annunciato la sua risurrezione e ora il lenzuolo avvolto e fasciato senza il corpo dentro è il segno evidente per lui che Gesù non è stato portato via di peso, ma è risorto, è tornato dalla morte alla vita, ha vinto la morte. Il più giovane, il più piccolo dei dodici, è il primo che crede perché ha gli occhi dell'amore. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.